Entrambi due. Microfono. Puntata. Microfono. Entrambi due. Puntata numero 18. Però. Oh, in 18 puntate fosse una volta presente, ne fosse una volta puntuale, dove accidenti sarà anche oggi? Io non lo so. Ma che è sta cosa, le bolle? Oh signor, cosa avrà inventato questo giro? Eccolo, il piccino. Sarà andata alla sagra, ha vinto le bolle. Ciao. Ciao, mi stai sgocciolando tutta. Vabbè che portano allegria. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Entrambi Due. Vorrei fare una precisazione, un secondo. Sì. A cosa sei arrivata? Tu a cosa sei arrivata ai cancelli qui di Via Leopardi degli Studios? Puntuale come sempre. Tu non eri pronto. Io ben 90 minuti prima. Guarda, ai nostri telespettatori non interessano le nostre disquisizioni. Mi si taglia la testa perché vuoi che tu mi boicotti. Molto bene, sì, mi sono messa d'accordo con la regista perché anche lei non ne può più di te. Ed ora facciamo una prova. Ma il trucco di Carla è veramente resistente all'acqua? Acqua e sapone. Perché lei è acqua e sapone. Comunque avrete capito. Anche gli sforzi del parrucchiere sono vani. Allora. È stata la sagra, ha vinto le bolle, le devo usare, no? Tra l'altro Carla è un po' scialla. Mio Dio, che è? Arriva un termo. Sarà un segnale? No. Sarà intimidatorio? Penso. Intimidatorio. Comunque vorrei dire che ieri Carla, noi domenica, abbiamo presentato una sfida, cioè la nostra grande figura, che era Carla, vero? Sì, quella è vera. L'ho vero. Portata io sul... Io di più. Certo, proprio una sulla Ali Show. E da domenica 9 ad oggi ancora non si è del tutto ripresa. Regia, vediamo qui la foto, no, ma mandiamola. Devo smetterla di seguirti in tutte le tue stupidaggini, certo. E tutte le apriamo, tue iniziative, allora, guarda, folli. Apriamo qui questa cosa di Casalini. Paura, eh? Cos'è? Un attentato, no? C'è un foglio. Ricordiamo comunque sarà a tutti che questa è la puntata sarà, puntata del, sarà di Pasqua. Una di Pasqua. Paga extra per Pasqua tendura. Chissà, prova a guardare. Che dice? Oh mio certo Dio. Che Robinson Crusoe aveva la bottiglia, noi abbiamo il termos. Ah, ok. Così capito? Tempi moderni, sai com'è. Termos. Uniamo design al design. Mio Dio, questo per è un papiro. Che è? Per entrambi due? Che dice? Ciao, sono Bunny, il coniglietto di Pasqua. Oh mio Dio. Mi sono un po' cresciuti per Bunny? No, non si cresce mai. Ha detto, io vi seguo sempre, mi piacete. Io direi, Francesco, ti piace un po' di più della verità. No, e ovvio. Comunque qui dice, vi ho portato un regalo e come vuole, qui chiaramente in anticipo la tradizione di Pasqua, dovete cercarlo. Lo studio non è grande, ma c'è una sorpresa per voi. Attenzione! Secondo me si è rintronato anche il coniglietto. Anche secondo me. Cercate solo nello studio di entrambi i due e non cercate oltre. Per cui? Quindi è solamente qui, gli altri ambienti li escludiamo. Beh, io ma direi dovete farlo nel corso della puntata. Oh mio Dio. E ci sarà una sorpresa. Cioè, anche questo oggi ci tocca fare. Carla, allora io direi iniziamo a cercare. Cosa lanciamo adesso? Intanto lanciamo... Cioè, fa il buono, hai capito? Certo. Lanciamo la pubblicità e poi degli ospiti speciali che ci racconteranno. Tra l'altro, il primo spazio è tuo. Una tradizione. Tradizione, tanti eventi, tante risate, tanta scienza. E intanto io lo cercare Bagnito. Ok, liberiamoci di lui. Oh mio Dio, lasciamolo cercare, che tra bambini ci si intende. Coniglietto, bambino. Oh mio Dio, smuta. Toglieteci da questo impiccio. Pubblicità. Mobili d'antiquariato ed epoca, oggettistica vintage e modernariato. Se li stai cercando, la risposta è l'Emporio dell'Usato in via Provinciale Fogliense, Urbino, a Casilina di Auditore, vicino alla Carrozzeria International di Truffa. Un vasto assortimento per qualità e unicità a prezzi piccoli piccoli. L'Emporio dell'Usato, chi cerca trova. Ti aspettiamo per informazioni al 339-591-1037.
Tisanoreica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisanoreica 2. I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisanoreica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisanoreica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Benvenuti, benvenuti a tutti. Abbiamo qui degli ospiti speciali per la nostra puntata pasquale. E io li ho nominati Venga Lost, che poi è l'evento che loro verranno ad illustrarci. E i signori in questione sono di San Donato in Taviglione. La manifestazione avverrà lunedì dell'Angelo, giusto? Lunedì di Pasqua, 17 aprile. Pomeriggio, ore, poi me lo dite voi. E intanto vi presento. Il signore qui passa pure il microfono. Adriano Venturini che ha una canna nelle mani, un bastone, poi ci dirà a cosa serve. Mi dicono che è l'arbitro di questo gioco. Tiziano Paolucci, il presidente. Benissimo. Marino Di Marco, vicepresidente. Perfetto. Mirko Paolucci. E uno. Gestione dei giochi. Okay. Guardate anche verso le telecamere. E allora, chi mi spiega che cos'è questo gioco? Giusto, è un gioco. Allora, Venga Lost. Venga Lost è un gioco vecchissimo, che non si sa neanche la data, perché parlavano i nonni, i bisnonni. Si è persa nella notte dei tempi. Poi dopo c'è stato un periodo che avevano smesso, in poche parole, perché quel tipo di gente lì non c'era più, diciamo, era scomparsa. Diciamo che i giovani magari non lo praticavano più. Esattamente. Dopo, nel 2009, luglio circa del 2009, Lucarini Danilo, che era stato quello che ha detto vogliamo riprendere, rifacciamo questo gioco del Venga Lost di San Donato in Taviglione, che era una cosa proprio vecchissima, e in poche parole ci siamo messi insieme, cinque persone ci siamo messi insieme con questo Lucarini Danilo, che purtroppo non è mancato. È vero, è che è mancato. Era quello che insomma ha avuto l'idea di riproporre questa cosa. È vero. E niente, abbiamo ripreso questo gioco e siamo messi, sempre tradizione, il lunedì di Pasqua di pomeriggio dalle 2:30 in poi. Perché, sempre. Scusatemi se vi interrompo, prego. Che vorrei capire, questa cosa si faceva prevalentemente il lunedì di Pasqua? Solo il lunedì di Pasqua. Ok, era un gioco che tradizionalmente andava fatto e si faceva il lunedì di Pasqua, benissimo. Dopo il nome del gioco, Venga Lost, non si sa di ben preciso che ben cosa preciso, da cosa veniva, però quello che noi abbiamo sempre pensato che era una cosa dell'oste, sempre una volta c'era l'oste, c'era il bar, c'era l'osteria, c'era l'oste, appunto. Inventato in poche parole questo gioco,
e anche per vendere, diciamo, il vino, perché un po', ecco, infatti il vino non è, non, in osteria non si vendevano, si vendeva altro. Questa volta che aveva inventato questo gioco con queste voci, camminando sempre per le strade oppure anche per i campi, però sempre in campagna, proprio non nel, in un gioco proprio ben specifico, proprio lungo le strade e nei campi. In poche parole, dopo tutta la come funziona il gioco, che anche dopo faccio spiegare dall'arbitro. L'arbitro, per tutto lui. Che esatto, esatto. Danilo, gli è venuta l'idea, esatto, di riproporre questa, esatto, cosa. Esatto. Vi siete messi d'accordo, non so, esatto, c'è una proloco o qualcosa. Sì, sì, sì. E vi siete messi d'accordo e avete, sì, cominciato a riproporre. Questo quanti anni fa risale? Dal 2009, luglio 2009. Luglio 2009 avete messo in piedi, esatto, rimesso in piedi, abbiamo questa cosa. Abbiamo fondato un'associazione. Prego, parla pure. Nel 2009 abbiamo, sì, fondato un'associazione, aggregata alla WISP, per partecipare a un festival internazionale dei giochi storici a, bello, Verona. Abbiamo rappresentato la Regione Marche. Bella. Poi quel giorno su a Verona, per sbaglio, ci hanno fatto a Lucarini un'intervista su Radio 2. Mm-hmm. Hanno uno dalla Val d'Aosta, che aveva la radio rotta su Radio 2, ha detto: ma questo è il gioco che facciamo noi. Pure. Sì, e ci siamo, così ci hanno rintracciati, ci vi siamo, siete confrontati? Ci siamo incontrati una volta a San Donato, poi siamo andati su noi in Val d'Aosta. E abbiamo, bello, fatto tipo gemellaggio, bello, con loro. Vedi, da cosa nasce cosa, non si, sì, finisce mai di imparare. E insieme a noi c'era anche Falconi, che era vicepresidente, mm-hmm, anche lui purtroppo... deceduto. Sì, e Scarselli. Li ricorderemo con... sì, più fervore in queste occasioni, perché sono, certo, sempre dei personaggi in, sì, gamba, diciamo che loro che danno due, vita. Loro due erano quelli che avevano più entusiasmo di tutti, sì, che ridanno vita, sono comunque stati loro che hanno a questi voluto giochi tutto, storici. Sì, esatto. Molto bene. Voglio chiedere allora all'arbitro che cosa è questo gioco, perché dovremmo anche riuscire a far capire ai nostri telespettatori in cosa consiste. È un gioco semplicissimo, mm-hmm, si gioca a livello di gruppo il più possibile, non c'è un limite, non c'è un limite di numero, di... Cioè si fa una squadra per caso? No. Ognuno gioca individualmente? Individualmente, okay, è un gioco individuale, non c'è limite al numero, si, okay, può essere in 10, in 20, no? Si parte, no? C'è un punto stabilito, sì, X, che da lì si parte. Si parte dalla chiesa, no? come okay, sempre, come, okay, sempre è successo. Come punto di riferimento. No? Si parte e si tira, si decide il primo che, mm-hmm, che comincia tira il gioco. Il pallino a piacimento. Nel senso, noi vediamo giocare le voci, non è tradizionale. Mm-hmm. Quindi uno può fare un tiro sbilenco in tutto... Uno tira il famoso con pallino. Con un piede alzato, sì, tira il pallino con un piede dopo alzato. Dopo la traiettoria è anche data dai bicchieri di vino oppure... alla fine sì. Ecco, volevo arrivare a questo. Ecco, è importante, cioè, questo fatto qui, ecco perché si chiama Venga l'Host. Perché c'è l'ultimo a tirare... Cosa succede? Il primo che tira poi deve chiamare il secondo. Ah, ok. Secondo venga chiama il Giovanni, terzo, esempio, eccetera, eccetera. Venga Giovanni, eccetera. Venga Luigi... Alla fine, mm-hmm, alla fine, sì, finita, l'ultimo. L'ultimo deve chiamare l'host. Venga che porta l'host da bere. Esatto. Che porta da bere. Ma allora quando arriva sera i bicchieri sono parecchi, sbaglio? Sì, si deve, no? E questo bastone a cosa serve? Questo bastone serve per segnare gli errori, le tacche. Come si segnano gli errori, cioè? Con il coltello si fa il segno sul bastone. Cioè che ogni individuo ha fatto un errore, no, giusto? Io, l'arbitro. Ok, che è Corrado, che... riesci a inquadrare qui? Sì. Perfetto. No, si fa il segno col bastone. Si fa l'attacca. Benissimo. Si fa un'attacca. E chi ha più tacche ha perso? No. Allora, si fa un'attacca. Mm-hmm. Ogni giocatore ha un suo bastoncino. Ok. E a sua volta io segno sul bastone mio e sulla tacca. Ah, perché okay, alla fine il famoso promemoria, tu, esatto, ti do del tu, tu, sì, hai il tuo, certo, promemoria e lui c'ha il, esatto, suo, esatto, no? Ognuno, ogni giocatore ha il suo bastoncino che io segnerò
il totale e nel bastone. E scommetto che gli errori verso sera cominciano a essere parecchi. Sì, abbastanza. Sì, poi gli errori sono i giocatori che dicono è sbagliato, ah, certo, attacca, poi attacca. Viene fuori anche la bagarre amichevolmente, sì, chiaramente, sì, sì. E anche qualche, tra virgolette, piccola discussione, ma forse l'anima del gioco è proprio quella, ma bonariamente, è chiaro. Gli errori praticamente consistono, esatto, quelli di sbagliare il nome di chi deve venire. Ah, e se l'ultimo. Certo. Io vorrei vedere cosa viene fuori la sera quando uno ha bevuto qualche bicchiere. Allora, siccome io una volta sono arrivata a San Donato e c'era appunto in corso questo gioco, ho visto una damigiana di vino su un carretto e quello fa tutto il percorso, esatto, esatto, e quello dovrebbe stare per tutto il percorso. Perfetto. Chiaramente una volta si andava col cavallo, col carretto, certo, certo. Poi con l'ape, sempre con le bibite, con la damigiana del vino principalmente. Quella principalmente, che perché un tempo la damigiana del vino non mancava mai. Quindi cioè adesso vino. Abbiamo fatto una specie di carrettino apposta con un piccolo trattorino. Siamo più tecnologici allora adesso. Sì, ecco, alla fine chiaramente, no, appunto, il succo, no, è che l'ultimo deve chiamare venga l'oste. Se c'è brutto tempo, perché la Pasquetta ormai è famosa da anni per avere il tempo incerto. Se c'è brutto tempo noi partiamo uguale. Ecco, l'interessante... Siamo sempre partiti. Poi alla fine, poi dopo, come se verso sera con qualche bicchierino non si sente più neanche la pioggia, neanche il freddo. No. Benissimo, date l'appuntamento appunto ai nostri spettatori. L'appuntamento per il 17 di aprile a San Donato con il Venga l'Host, verso l'1:30, alle 2 del pomeriggio. Poi si mangia anche, giusto? Certo, la sera si mangia anche. Stand gastronomici e quant'altro. E adesso lanciamo un servizio. Non si parla di solo vino, ovviamente, ma anche di birra, con Giuseppe Collesi, delle Tenute Collesi. Gli è stato conferito il sigillo dell'Ateneo all'Università di Urbino. Giuseppe Collesi riceve il sigillo dell'Ateneo qua ad Urbino, cosa significa per lei? Beh, sicuramente è un premio prestigioso, è un riconoscimento molto importante, perché chiaramente ho contribuito sicuramente al benessere del territorio, creando anche posti di lavoro. Comunque è una cosa molto molto emozionante. Dici Collesi, dici birra, ma non solo, perché una tradizione è centenaria, con una tradizione di famiglia. Oggi nuovi prodotti come gin e vodka, ecco, ci può raccontare un po' questa family company che dalle nostre colline arriva in tutto il mondo? Sì, sicuramente noi nasciamo come distilleria, per cui produciamo grappe eccetera, poi siamo stati, quest'anno abbiamo anche aggiunto due nuovi distillati, che è un gin e una vodka, specialmente il gin a tutte infusioni di materie prime territoriali, iniziando praticamente dal ginepro, poi c'è la visciola, c'è il malleo della noce eccetera, e sicuramente andremo anche a creare questa nuova attività che è rivolta praticamente nella cosmesi, e forse un'attività unica anche del suo genere, perché sicuramente i prodotti derivanti dalle birre artigianali oggi penso che a livello mondiale non esistono. Quando ha iniziato con la birra le hanno dato del matto, dichiarato qualche giorno fa, cosa vuol dire a tutti i giovani? Sicuramente mi hanno preso per pazzo, però bisogna credere veramente in quello che uno fa, circondarsi praticamente di persone positive e chiaramente di collaboratori molto validi per la riuscita praticamente dell'attività. Uffa Franci. Carla, allora aspetta, organizziamoci. Tu, allora, ancora niente, tu cerca di qua. I chiovetti ancora non li ho trovati. Almeno io cerco qua, perché secondo me non vorrei che dietro queste scenografie così un po' tridimensionali. Io continuo a cercare, ho un vaso di cuscino. Tanto abbiamo smontato. Francesco, scusa la cosa. Cosa hai trovato? Non ci saranno gli ovetti, ma guarda qua che cosa buona. Ma... a proposito di Pasqua. Io gli ho... sono quelle vere. Bellissimo. Più tradizionale tradizione pasquale. Come facciamo? Crescia, famosa la crescia di Pasqua con l'affettato.
E le uova sode. Spettacolo. Bellissimo. Carla, io verrei, ma c'è un ospite. Io? Allora mi allontano io. Mi raccomando, Carla, che questo qui è la mia passione, la crescita di Pasqua. Bellissimo. Lasciala, preparala, che adesso lo liquido. Può essere che quando arrivi l'abbiamo... No, io lo liquido velocemente e nel frattempo, però, mentre lui parla, osservo, trovassi gli ovetti di bagno, okay, non si sa mai. Vai, Carla. Bene. Allora abbiamo il nostro prossimo ospite, parliamo di una bellissima iniziativa che sarà il 20 aprile. Sarà arrivato oppure no? Perché so che arriva in bicicletta, perché parliamo di bicicletta. Il 30 aprile, appunto, questa iniziativa c'è. Io vedo una ruota, prego. Ivan Pratelli arriva. Voglio non distruggere il nostro video. Ecco, ci mancava solo la bicicletta oggi. Ivan, benvenuto, siediti qua. Dio, qui parte tutto. Da dove vieni qua? No, vieni su chi più alto. Da dove vieni oggi? Allora, da Macerata oggi vengo, che assieme al mio collega Carlo Mancini ho fatto il corso di mountain bike per i bambini, che è la mia passione. Perché con la squadra corriamo con MD Bike, sì. Avete organizzato tra poco l'evento di cui vi parleremo, ma anche la squadra di corsi per bambini, non solo. La scuola per bambini, perché la mia passione più grossa è attirare i giovani verso questo sport che è bellissimo. Abbiamo anche l'occhiale della vista, che era un occhiale della bicicletta. Sì. Con la nostra associazione, la SDMD Bike, qui di Casinina, abbiamo il gruppo dei grandi, che siamo quasi una trentina, che andiamo via tutte le domeniche e partecipiamo a questi circuiti. E uno è lo Spedalando, che si terrà il 30 aprile qui a Casinina, con partenza alla francese dalle 7:30 alle 9, e ci saranno due percorsi, un percorso corto di 25 km con circa 650 metri di dislivello e un percorso lungo di 35 km circa con 950.000 metri di dislivello. Un bel percorso interessante. Sarà la partenza da Bibi, l'iscrizione. Sì, a Casinina gli auditori, ricordiamo allora, perché ci segue a Casinina gli auditori il 30 aprile. Partenza via provinciale. No, cioè l'iscrizione. L'iscrizione, ecco. In via provinciale presso la pasticceria Bibi. E la partenza è da Larci. E l'arrivo è a Larci di Casinina. Quindi dove... viene la stazione, perché non è di Casinina. Spieghiamo, può partecipare chiunque? Sì. Possono partecipare chiunque, però più che parte i tesserati, perché c'è un'assicurazione e tante cose per la sicurezza. Come possiamo tesserarci? Noi siamo affiliati alla WISP, questo campionato, che è un campionato di ciclo amatori, è un circuito WISP. In più abbiamo anche il 28 maggio, che c'è un altro circuito, si chiama Adriatic Coast, che ci sono più associazioni dentro. Quindi invito la gente a partecipare, perché sarà una manifestazione bella. Abbiamo visto la locandina proprio adesso. Ivan, ricordiamo i contatti, se qualcuno volesse avere informazioni, a chi può rivolgersi? Allora, si rivolge a me, che il mio numero di telefono è 339 48 69 869. Abbiamo l'email della SD, che è asdmdbike@libero.it. Quindi iscrizioni entro quando? L'iscrizione si fa la mattina lì. Quindi possiamo arrivare anche la mattina e farla subito. Sul momento. Ci sarà anche un circuito per i bambini, dove ci saranno presenti degli istruttori dell'Ami Bike e degli accompagnatori, dove io e il mio collega anche siamo affiliati. Sono diverse ASD, tipo la Ciclo Ducale, noi di Casinina e altre, dove formiamo il centro nazionale dell'Ami Bike, che si chiama Pedalo Sicuro, dove ci sono appoggiate queste scuole di mountain bike per i bambini. Anche perché quello che fate con la scuola per i bambini è veramente bello, questa educazione non solo di bicicletta ma anche del rispetto per l'ambiente, perché sì, poi la pedalata e tutto questo. Salsiccia alla fine, la parte più interessante. Salsiccia a go-go e pennella arrabbiata, e poi ci sarà anche un ristoro a metà percorso per i partecipanti. Possono venire anche i bambini, dicevo, per il circuito, che non pagano, per i bambini è gratis. I genitori, se si vogliono fermare, pagano la quota di 10 euro per mangiare. Poi ci tenevo a parlare delle scuole di nuovo, perché il martedì e il venerdì siamo a Casinina e il lunedì siamo a Macerata Feltria. Ripeto, ci tengo molto, perché la mia passione non è tanto la bicicletta, si vede dalla mole, ma è avvicinare più bambini possibile a questo sport, che è bellissimo, il contatto con la natura. È uno sport per tutti, ecco. Sì.
Quindi molti hanno iniziato perché hanno visto a me e dicono se ci va lui ci posso andare anche io. Tu la storia molto interessante, praticamente ti sei dedicato che eri già grande a sì, questo sport. Sì, io intorno ai 40 anni diciamo ho iniziato e per me è stato travolgente, via, e spero che sia travolgente per tante altre persone perché ogni anno siamo sempre di più e questa è una cosa bellissima, via, per il paese, e per tutto, per lo sport, per tutto, via. Quindi ecco, ricordiamo le due scuole di biciclette, anche qui i contatti, quelli che abbiamo ricordato, quelli, il tuo numero di telefono e la mail. Ivan, grazie per essere stato con noi, quindi io il 30 probabilmente verrò, ma solo per mangiare, sappiatelo, cara bicicletta. E io vado qua perché ora abbiamo i nostri consigli economici, dei nostri Muppet della finanza, io sto sfasciando tutto, il nostro Massimo Martini di cosa ci parlerà, io non lo so, tu Ivan rimani qua, invece raggiungo Carla che vado a vedere di quella crash che abbiamo trovato prima, che sono Renner, mangia tutta. Guardatevi Massimo, a tra poco. Bentrovati a tutti e auguri in anticipo di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Nella giornata di oggi cercherò di riassumere un po' l'andamento dei mercati alla luce dell'ultima settimana. Considerando sempre che già più di una volta avevo preavvisato che i mercati si stavano gonfiando un po' troppo, soprattutto per quanto riguarda i mercati azionari, spinti dal fatto che un investitore che vuole cercare rendimento, visto che i tassi di interesse sono di fatto negativi, è comunque portato ad assumersi qualche rischio in più. I mercati sono cresciuti, hanno toccato massimi come in Germania, come negli Stati Uniti d'America, sfruttando un po' l'onda lunga dell'elezione di Trump e delle sue rivoluzionarie intuizioni economiche, le chiamiamo così, senza commentarli ovviamente, per arrivare a un mercato che poi ovviamente nel momento in cui si avvicina qualche dubbio dal punto di vista geopolitico, guarda caso, comincia a stornare. In effetti ormai sono più di una settimana che i mercati azionari stanno rallentando. Io Franci mi sono stancata di cercare sti ovetti. Però Carla, era carina la cosa, il coniglietto che ha lasciato l'ovetto in giro per lo studio. Ho sventrato il cuscino, rovesciato il totem. No, più che altro qui Concepción domani si arrabbia molto. Ma fa tanto Pasqua e primavera. No, qui fa molto... Comunque, calpestando, vedi cosa che mi fa? Mi ha distrutto anche i fiori del decoro. Ho visto una minaccia di Concepción. Ecco. Perfetto. Allora, no, comunque non c'è traccia, Carla, di basta, siedo, sediamoci, sono stufata, stai qui vicino a me, no, vieni qua, vieni. Oddio, mamma, questa cosa si... che paura, c'è una cosa sobria come il tuo vestito, Carla, bellina, allora sicuro. Bello. Che io mi chiedo il coniglietto Bunny, questa cosa dove l'ha provata, cioè soltanto, ma alla fine poi apriamo insieme, dai. Che carini! Bunny, grazie! Sei mio. Sì, sei aspetta, mio. Aspetta! Si è sprecato, sono sei mio. Ovetti. Io, sei ovetti. Quattro a me e due a te. Certo, poi chi è che mangia sempre? Allora, cara Carla, tutti colorati come il nostro studio. Chi è, capito? Sono alti tanto. Chi è, non è che fa bene a tutti, è la primavera, cioè. Anche i registi stanno ridendo, cioè proprio. Concepción mi minaccia, tieni, mangia. No, mangia. Una dita. Mangia. Che abbiamo adesso? Canzone, se lo mangia lui. Che abbiamo? Ma mi sembra i Muppet. No, abbiamo Fabio. No. Fabio, aiuto. Torna, sta casa spietta a te. Abbiamo Fabio, subito dopo qui in studio, un grande ospite, Alessandro Bedini, ci parlerà di risata e di terapia. A tra poco. Cioè, la risata è una cosa seria. Mangio. No. Ciao a tutti. Fortunatamente ci stiamo avvicinando alla Pasqua e Francesco ha deciso che potevo tornare dal mio gulag in Siberia. Beh, visto che ci stiamo avvicinando a questa importante festività, volevo segnalarvi una serie di visite guidate che andrò a condurre il giorno di Pasquetta, quindi il lunedì dell'Angelo. Beh, la prima tappa è la mattina alle 10:30 al Palazzo dei Principi di Carpegna, a Carpegna. La seconda invece si svolgerà
nel pomeriggio alle 15 presso il castello, il borgo del castello di Macerata Feltria. Ecco, sono due occasioni per vedere due belle cose del territorio e per passare una Pasquetta diversa. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, che ahimè sono obbligatorie, visto i posti ridotti per questi tour, potete contattarmi al numero 349 65 30 416. Beh, che dire, spero di vedervi in tanti e per ora vi auguro appunto una buona Pasqua. Ciao a tutti! Mobili d'antiquariato ed epoca, oggettistica vintage e modernariato. Se li stai cercando, la risposta è l'Emporio dell'Usato in via Provinciale Fogliense, Urbino, a Casilina di Auditore, vicino alla carrozzeria International di Truffa. Un vasto assortimento per qualità e unicità a prezzi piccoli piccoli. L'Emporio dell'Usato, chi cerca trova. Ti aspettiamo per informazioni al 339-591-1037. Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casilina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casilina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casilina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Oh oh ah ah ah. Oh oh ah ah ah. Oh oh ah ah ah. Oh oh. Mi è venuto bene, dottore. Ottimo. Non siamo più pazzi del solito, ecco, vi avvisiamo. Esatto, ecco. Perché avvisiamo pure, ecco, che cosa stiamo facendo, perché già noi ci scambiano per pazzi, perché ecco. Beh, sorridiamo. Ecco, cioè, appunto, esatto. Abbiamo, ce l'hanno mandato per assicurare, ma stiamo bene, quindi tranquilli. Lo presentiamo, ecco, anche. Ecco, ha detto conferma, quindi perfetto, perfetto. Il dottor Alessandro Bedini. E psicologo e psicoterapeuta, ma soprattutto il numero uno appunto dell'Accademia della Risata. Ci stava insegnando come si fa questa... Lo yoga della risata. Perfetto, noi siamo allievi bravissimi. Quello che abbiamo appena fatto ovviamente è una tecnica che si chiama per l'appunto yoga della risata, inventata da un medico indiano, il dottor Madan Kataria, che è una tecnica che ha lo scopo di stimolare il riemergere la risata che è chiusa dentro ognuno di noi. Ecco, spesso nella realtà di oggi anche i mass media eccetera ci trasmettono una cultura di morte, siamo bombardati di negatività, cose vere, perché purtroppo cose che accadono, però ciò ovviamente non va a influire positivamente anche sulla salute e il benessere delle persone, se ne sta certamente, soprattutto quando si entra in determinati particolari di cronaca che a mio avviso, non so dal mio punto di vista, comunque a mio avviso
può portare le persone ad emulare, quindi a ripetere determinati atti. Nel corso degli anni abbiamo visto giovani che lanciavano sassi dal cavalcavia, da lì a poco e così oggi come oggi il marito che uccide la moglie o quanto lo è, ecco, e più se ne parla e più, ecco, spesso queste cose si ripetono. Quindi il diritto di cronaca, parlarne, è strategico e bisogna farlo, eccedere poi diventa un problema. Allora, tutto questo poi porta nel mio lavoro a vedere persone con crisi d'ansia, crisi depressivi, di panico, eccetera, per cui in questi ultimi 15-20 anni ho approfondito sempre più l'aspetto di quanto venga a influire l'umore sullo stato di salute delle persone. Quindi non dico nulla di nuovo, perché già Ippocrate e Galeno, rispettivamente al V e IV secolo avanti Cristo, avevano sottolineato come l'umore venga a influire anche sull'evolvere della malattia e sulla capacità di risolvere, ecco, lo stato, e quindi migliorare lo stato di salute. E questa cosa che abbiamo visto, dottore, la facciamo anche all'Accademia della Risata, quindi. Dunque, per l'appunto, quindi l'Accademia della Risata nel corso degli anni ha messo in piedi tutta una serie di tecniche, di corsi, di momenti formativi gioiosi. Questa è la cosa principale, perché io parto dal principio che tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare divertendosi. Io ho la fortuna di fare un lavoro che amo, lo ripeto sempre, e creo le varie cose, vari progetti, proprio perché voglio dare un contributo al benessere delle persone, e la risata sicuramente è uno di questi. Quindi dicevo, lo yoga della risata è una delle tecniche che impieghiamo. Attualmente abbiamo in programma vari eventi, tra questi mi permetto di approfittare della vostra rete per ricordare che dal 2 di maggio segniamo solo tutti, 2 maggio è un martedì alle ore 21 presso il Teatro Universitario La Vela, parte il 15° modulo del corso Psicologia del Benessere, una risata contro lo stress, ed è un corso che praticamente appunto è arrivato al 15° modulo, nei precedenti è già stato frequentato da oltre 1500 persone, è gratuito. Grande, questo è molto, molto importante, perché credo che non esistono altre persone che fanno le cose gratuite, è gratuito. Infatti, altro aspetto che non è da potrebbe poco già risollevare l'umore. Esatto. Quasi fa ridere, no? Sono un'anomalia, fa quasi contribuisce alla risata. Appunto, è gratuito, è aperto a tutti, quindi partecipano a questi eventi persone da minorenni o famiglie intere, a tantissimi studenti universitari, provenienti da varie parti d'Italia, eccetera. E lo scopo è quindi quello di trasmettere dei contenuti divertendosi. Quindi io per me sono parole molto importanti, anche se sembrano parole antiche, però io ci credo: rispetto, quindi rispetto di sé, rispetto degli altri. Quindi si fanno tutte attività interattive per far provare alle persone queste cose, il contatto, l'empatia, come dico sempre, cercando di creare un ponte tra mente e cuore, perché solo se noi arriviamo a coinvolgere emotivamente le persone, le cose rimangono. Altrimenti, se proiettiamo solo slide, poi è fisiologico che ma con una risata ci fa vivere meglio. E voi con l'Accademia della Risata andate anche nei reparti. Io ricordo una volta ho fatto un tour con voi qualche anno fa, e appunto tutti i reparti dell'ospedale, era Natale se non sbaglio. Che cos'è questa cosa? Questa l'abbiamo chiamata risata in corsia, giusto? Esatto, un sorriso in corsia, la risata in corsia. Si chiama Animatour, perché un tour dell'anima e degli animatori. Caso dell'Accademia della Risata, che sono prevalentemente studenti universitari, ma anche altre persone del luogo che vogliono, che dopo aver fatto i corsi cui accennavo prima, desiderano fare uno stage e comunque mettersi in gioco con noi. In queste occasioni, non solo a Natale, andiamo nei vari reparti, di frequente accompagnati da studenti delle varie scuole che vengono con degli strumenti. Quindi per me è importante avvicinare i giovani a questo tipo, al mondo del ospedaliero.
e rendersi conto che c'è chi sta male, e quindi poi, appunto, l'ospedale è certo. Il posto dove c'è più bisogno di risollevarsi il morale, e sapendo che questo poi aiuta anche la guarigione, quindi è fondamentale cercare di agire in questi termini. Quindi si va nei reparti, ci si ferma. Io non sono né un attore né un clown, quindi il mio scopo non è insegnare quello, ma l'empatia, quindi far capire che è sufficiente guardarsi negli occhi, appoggiare una mano, diciamo, sul degente, sulla malata, e interagire, quindi creare un pathos con quella persona. Spesso normalmente semplicemente uno vuole essere ascoltato. Esatto, brava, eccola. Ci siamo capiti alla grande. Tu hai gran bisogno, Carla, dillo, visto che ce l'abbiamo qui oggi, approfittane, Carla, approfittane. Forse l'emblema della positività. Io dico sempre che c'è una soluzione. Perché lei ha fatto anche un bel corso di autostima, non so se lo sa. Ecco. Io sono la stima. Convinta che la risata. No, è vero. Lei è stato un po' un pioniere quando ha fondato l'Accademia della Risata, possiamo dire, e adesso c'è la terapia di gruppo della risata. Esatto, diciamo. Un'altra cosa unica. Il primo articolo, diciamo, la prima volta mi sono occupato di terapia della risata, degli effetti a livello psiconeuroendocrino immunologico della risata stessa, cioè l'ho fatto scrivendo il primo articolo nel 1994. All'epoca non c'erano neanche i computer ancora, c'erano anche le lettere, quindi è una cosa. E poi praticamente, diciamo, quindi l'ho sempre inserita in tutte le attività che ho fatto, che ho promosso all'interno dell'ospedale, vuoi anche corsi per il personale dipendente, attraverso sempre un approccio positivo di terapia della risata, che non vuol dire fare la risata così finta o, ma significa cercare di far affrontare i problemi alle persone, che siano del mondo del lavoro, nella salute eccetera, capendo che i problemi vanno sempre affrontati, non vanno mai rinviati. Esatto. Ecco, l'importante è affrontarli col piede giusto. Quindi se al problema noi ci aggiungiamo la depressione, diventa una montagna. Se al problema gli diamo la possibilità alla persona di, in qualche maniera, di vedere il bicchiere metà pieno invece che metà vuoto, di stimolarlo, e chiaramente parte con una carica diversa. Ovvio, ecco, ovvio. Quindi diciamo ecco, lo spirito di fondo di tutte le cose che promuoviamo, così come il corso che è attualmente partito con oggi il quarto incontro abbiamo fatto di psicoterapia di gruppo della risata, quindi è il primo in Italia che si parla di psicoterapia di gruppo della risata nello specifico, che si tiene in ospedale ad Urbino, e per potervi accedere occorre l'impegnativa del medico e prenotare al CUP, quindi siamo i primi in assoluto. Quindi come se voi andassimo dal dermatologo, esatto, a fare la terapia della risata. È uno spettacolo. Perché poi quando ci si approccia all'ospedale e si chiede di fare una visita, ti viene ancora più depressione, perché sappiamo i tempi. E prenotarsi per andare a fare una bella risata, cioè penso che sia la cosa migliore che ci possa essere. Comunque, sdrammatizzando un po', appunto, se vi serve un clown vi mando Francesco, perché lui... Io vi voglio eventualmente entrambi. Ah, okay. entrambi i due. Voi siete coppia, quindi dovete Carla, vai. È vero, comunque è vero, ci sosteniamo e ci ovviamente stuzzichiamo a vicenda, per cui perché non potremo giocate, essere perché giochiamo. Sembra anche lui una sorta di yoga. Esatto. Usciamo più nervosi che mai. Esatto. Però ci piace la nostra yoga della risata, un po' anche questo. Ora poi iniziamo a ridere dopo che abbiamo fatto il brindisi, Carla. Bene, allora, quindi vogliamo rifare prima di salutare tutti il brindisi, chiaramente, che è sicuramente una cosa importante, esatto. Perché noi, tra le varie attività che facciamo, colgo ancora l'occasione per invitare il pubblico ad andare a visitare il sito dell'Accademia della Risata. Ricordiamo anche tutti i contatti del specialissimo. Il sito è www.accademiadellarisata.it, oppure la pagina Facebook dell'Accademia, per l'appunto, e dove, tra le varie attività che noi facciamo, quindi corsi per il personale, attività di comicoterapia nei reparti, psicoterapia di gruppo della risata, eccetera eccetera, facciamo anche cene del buon umore, dove noi inseriamo il cibo come elemento strategico, perché il cibo, diciamo così, la serotonina che viene a mancare quando una persona è depressa, quindi che si va a reintegrare con i farmaci, gli psicofarmaci,
non si produce nel cervello, ma in quello che è il secondo cervello, che è lo stomaco. Quindi attraverso anche i cibi che noi ingeriamo. Quindi ci sono determinati cibi che in qualche modo vengono a stimolare la serotonina, che è l'ormone della felicità, aiuta e quindi viene a migliorare il tono d'umore. Quindi noi facciamo dei menù ad hoc con determinati ingredienti, li facciamo anche per vegetariani, abbiamo fatto cene del buon umore anche per vegani, quindi spero per cui. Allora, e il cibo che... e il buon vino chiaramente sono elementi protagonisti. Perfetto, allora cari, adesso qui chiudiamo velocemente che vado a fare l'impegnativa dal mio medico. Perfetto, ci sta. Bene, allora un bel cin cin e poi noi ci rivediamo dopo e Pasqua. E soprattutto penso che oltre al buon cibo, il buon vino, lo stare insieme anche, certo, che con la gente positiva. E la Pasqua, se mi permetto di dire l'ultima, esatto, cosa, rientra alla grande, perché nel Medioevo, ma addirittura fino ai primi del Novecento, del 1900, si parlava di risus pascalis, quindi nelle chiese accadeva che il prete cercava di, nel momento in cui diceva Cristo è risorto, di stimolare la risata tra i fedeli, perché il riso dimostrava che aveva sconfitto la morte, il male, la negatività, quindi ridere sconfigge le paure. Quindi ridere è sempre positivo. Viva Pasqua! Sta sulla bocca degli stolti. Assolutamente, no, assolutamente no. È tutto in video. Noi siamo intelligenti. Lo sostengo anch'io. Guarda, noi siamo intelligentissimi, cara. Esatto. Dal collo in su, tutta testa. Ecco, e quindi noi ci troviamo dopo Pasqua con entrambi due il 27 di aprile, la prossima puntata su sempre su telegiorno.it. Allora, grazie per essere stati con noi. Cinci. Anche lei, dottor Bedini. E io aggiungerei, e fatevi una bella risata. Alla faccia di tutti. Esatto. Di tutti, grazie mille a voi e beviamo. E voglio fare sta cosa, com'era? Oh, tra l'altro, oh, buona Pasqua. Buona, beh, sono... ci siamo dimenticati. Vogliamo fare l'ultimo? Sì, oh oh. Dai. Oh oh, scrivo il titolo adesso. Oh oh, ah, 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 esatto, mi sono dimenticata da me. Oh oh, ah ah ah, 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 oh oh, ah